Francis Morandi, founder Thema Warren Europe Group. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio, grazie a voi. La cosa è molto interessante. Innanzitutto, Prego. infatti, vorrei partire con questi numeri incredibili. Naturalmente, con l'aiuto della regia vedremo tutti i numeri insieme, perché sono da record, ben sopra le aspettative, nonostante le paure degli investitori, soprattutto legate a JP Morgan e Goldman Sachs, anche dopo tutto ciò che è accaduto con il fondo Archegos. Come possiamo spiegare questi record, addirittura anche su base anno su anno? Perfetto, io ho un po' una teoria che anche in università abbiamo un po' approfondito. Mi riferisco all'equazione di Fisher. In sintesi massima è la base monetaria è uguale al prodotto per il prezzo, più noi abbiamo aggiunto gli asset under management, gli asset disponibili nel mercato immobiliare per i prezzi. Nel brevissimo periodo, quindi negli ultimi 3-6 mesi, quello che è aumentato moltissimo è la base monetaria, in base al quantitative easing, le emissioni americane e tutto, ma il prodotto nazionale delle nostre nazioni e i prezzi in linea di massima sono rimasti abbastanza stabili. Quasi tutto l'inflow monetario è andato a finire in fondo sui prezzi dei mercati immobiliari. I grandi beneficiari di tutto questo, a questo punto, sono state soprattutto le banche. Sono state le banche grosse, le banche americane, le banche che sono veramente dei market mover, e quindi queste banche americane non mi stupisce che abbiano guadagnato così tanto nel primo trimestre. Ci sono anche molti altri motivi, se volete in brevissimo li possiamo un po' sintetizzare. Oltre al trading, loro hanno comunque questa visione internazionale, questa capacità di muoversi a livello internazionale e di essere presenti dove il mercato si muove, a differenza delle banche europee, di quelle italiane in particolare. Hanno guadagnato molto anche sulle commissioni. Non so, Goldman ha guadagnato 3 miliardi e 68 milioni nelle commissioni, che è un record nel record questo. Non hanno avuto grossi problemi con i crediti, anche perché in America le sovvenzioni, i contributi statali non sono stati fatti passare dalle banche, quindi non c'è questo rischio che magari abbiamo in Europa, ma soprattutto hanno diminuito molto i costi grazie a una grossa evoluzione tecnologica che loro hanno fatto rispetto alle banche italiane, non c'è confronto, insomma. Tecnologica e organizzativa, insomma, e soprattutto hanno fatto un de-risking notevole sulla proprietà rispetto a qualche anno fa, e quindi questo va tutto bene. Due dati, e poi sono a sua Certo. disposizione, che riguardano ad esempio JP Morgan ha avuto un aumento dell'asset under management nel trimestre del 28%, una cifra incredibile, insomma, non si può non guadagnare in quelle condizioni. E lo stesso BlackRock, che ancorché non sia proprio una banca, ha un net inflow del trimestre di 171 miliardi, quindi sono cifre che è impossibile non guadagnare in quelle condizioni. Quanto dura, vedremo dopo. Tra poco naturalmente andremo a vedere insieme anche, anzi andremo a fare insieme un paragone tra le banche americane e quelle italiane. Innanzitutto però lei ha menzionato un punto importante, che è il prime brokerage, ovvero i soldi che hanno fatto sia da trading ma anche di investment banking. E non solo, c'è questa attività di buyback. Bank of America ha annunciato un buyback piano di buyback da 25 miliardi di dollari. E naturalmente riparte di nuovo dopo l'annuncio della Fed la distribuzione dei dividendi, un punto piuttosto importante. A suo avviso, in particolar modo, la distribuzione dei dividendi, i buybacks, rende più attraente il mondo finanziario americano rispetto a quello europeo, perché sappiamo tuttora che comunque i dividendi non sono permessi, anzi la distribuzione dei dividendi delle banche europee. Purtroppo. Sì, e tra l'altro ricordo anche Morgan 7,4 miliardi di buyback annunciato, sono cifre abbastanza da capogiro, e questo attesta anche una previsione che loro hanno, anche per il consensus degli altri trimestri buona. Da un altro lato, questo fatto evidentemente stabilizzerà un po' i prezzi, però è una ventata che evidentemente di notevole ottimismo. In Italia negli Stati Uniti abbiamo ricavi ormai che sono stati addirittura in alcuni casi del 20-25% sopra il consenso, e abbiamo oltretutto dei ricavi rispetto agli
degli utili rispetto ai ricavi che arrivano a essere il 20-25%. Sono cifre che erano anni che non vedevamo contro le nostre europee che vanno al 4, 6, 7%. A parte Intesa, che ne manca molto dedita, come sappiamo, al wealth manager anch'essa ormai. Quindi consideri che quello che lei dice è correttissimo. Il prime brokerage va sottolineato il fatto, ad esempio, dei prestiti titoli anche sugli ETF. Gli ETF sono aumentati moltissimo in questo trimestre. Gli ETF vengono gestiti soprattutto da queste grosse banche e riescono a fare prestiti titoli, quindi hanno delle commissioni indotte ulteriori che altre banche non hanno e che hanno permesso di concorrere a questi utili. Invece, che cosa si attende dalle trimestrali bancarie italiane che arrivano fra qualche settimana? Naturalmente, anche se bisogna essere onesti, tra l'altro abbiamo visto i dati del primo trimestre che erano piuttosto positive. Si può parlare, di una performance positiva? C'è un rischio di non performing loans, che tra l'altro è un rischio che riguarda soprattutto il mercato europeo più che quello, naturalmente americano. Dunque, lavoro con alcune banche italiane. Devo dire che se prendiamo quelle che stanno crescendo e operano molto nel private banking, anche esse avranno dei buoni ritorni. Nel primo trimestre, l'alea di tutti i crediti che sono stati dati con la garanzia dello Stato è un'alea piuttosto limitata perché non abbiamo ancora modo di fare delle vere verifiche circa la capacità di ripagamento da parte dei debitori. Quindi il primo trimestre, alla fine, io penso che le banche grosse, le banche efficienti, le banche che hanno saputo orientarsi molto anche sul lato commerciale, avranno comunque dei risultati discreti, in alcuni casi più che discreti. La media, però, delle banche italiane che sono banche piccole inizieranno purtroppo già anche nel primo trimestre a soffrire un po'. Quindi questa fa la differenza, bisogna gestirle bene le banche. Pensate alle banche americane come hanno cambiato totalmente il business model negli ultimi 2 anni. Da noi non è successo, Lei dice anche a livello di o solo parzialmente. digitalizzazione? Sì, anche a livello di organizzazione, digitalizzazione, i sistemi in Italia sono ancora tutti quelli di 30-40 anni fa, hanno modificato un po' il front-end, però abbiamo dei processi, soprattutto pesantini anche delle compliance europee e italiane, che in America, ad esempio, hanno in misura molto inferiore e che incidono gli investimenti nei sistemi informativi delle banche italiane negli ultimi 2 anni sono stati per circa 66-67% rivolte alla compliance, cioè non hanno generato utili in termini di ricavi nuovi, insomma. E questo è un Intanto grave handicap. volevo accennare anche il discorso delle SPAC, che è un'attività che va avanti soprattutto negli Stati Uniti con piccole eccezioni. Anche qua in Italia, se vogliamo dare un esempio con i limiti di Corrado Passera, perché naturalmente i limiti è partito tramite una SPAC, ovvero Special Purpose Acquisition Company. In particolar modo Goldman Sachs è coinvolto, o meglio, era coinvolto nel 2020, anche nel primo trimestre del 2021, ma soprattutto nel 2020 in varie SPAC. Che cosa ne pensa di questo modo, tra virgolette, alternativo di quotarsi? Tutto il mercato immobiliare americano è molto più aggressivo. Le SPAC sono un esempio positivo. Goldman è stata quella che ha saputo approfittarne più di tutte anche in America. Adesso c'è stata questa osservazione recentissima dalla SEC che pone un attimo attenzione su esagerazioni che sono avvenute recentemente in America sulle SPAC. In Italia non c'è stata solo quella positiva, direi, che ha raccolto molti milioni del dottor Passera, ma ce ne sono state anche altre, però come tutto il mercato borsistico italiano, purtroppo, pur essendoci stata anche da noi questa innovazione, ha inciso poco. Anzi, alcune SPAC poi hanno ritirato l'iniziativa e non hanno potuto andare a buon fine. Ne ho presenti due, adesso è inutile enunciarne. Però sono cose da tenere presente, soprattutto quando il mercato immobiliare va bene, ci sono capitali, bisogna approfittarne.
Intanto vorrei riportare gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda naturalmente Unicredit. Oggi una giornata piuttosto importante. Andrea Orcel supera il primo delicato test come CEO di Unicredit, l'assemblea del gruppo riunitasi questa mattina con la modalità del rappresentante designato e con il 60,4% del capitale presente ha approvato non solo il bilancio e il nuovo CDA, ma anche la politica di remunerazione. Proprio quest'ultimo punto dell'ordine del giorno è rimasto in bilico fino all'ultimo, dopo che alcuni proxy advisor avevano messo nel mirino la retribuzione da 7,5 milioni di euro nel nuovo amministratore delegato. Alla fine, però, il 54% del capitale ha approvato la proposta, una soglia vicina a quella ipotizzata nei giorni scorsi, naturalmente, dai media italiani. Io le vorrei chiedere un parere sul comparto bancario italiano, si trova a suo avviso in forma, poi una delle banche più chiacchierate naturalmente è appunto Unicredit per ovvi motivi. Al di là dei primi della classe Intesa, che anch'essa ha fatto un grosso review del business model negli ultimi 2 o 3 anni, volgendo molto di più al private banking, Unicredit ha il vantaggio di essere la prima banca europea italiana, quindi potrebbe avere dei benefici magari da una ripresa che nel resto dei paesi europei potrebbe essere un po' maggiore che non in Italia. Sicuramente il dottor Orcel, che so essere abbastanza innovativo e tutto, attiverà delle nuove soluzioni, quindi è un titolo da tenere sotto controllo, insomma. È chiaro che però magari mancano a Unicredit in questo momento i contributi che una volta aveva Pioneer, ma stessa vendita di una banca innovativa come era la banca di Foti. Purtroppo non contribuiranno, non daranno una contribuzione nuova alla Unicredit, ma sono molto speranzoso circa l'evoluzione di questa banca. Sul resto del sistema bancario italiano, a parte le prime 4-5 banche che in Italia fanno quasi oltre l'85% del mercato bancario italiano, sulle altre ho qualche dubbio invece. Le Ci volevo saranno grosse concentrazioni, sono importanti queste cose che avvengono. Chiedere un'altra cosa abbastanza importante, ovvero una possibile fusione con Monte dei Paschi. A suo avviso gli investitori sono preoccupati, alcuni board members non sono per niente felici di una possibile ecco, fusione o meglio acquisizione. Guardi, quella è una necessità della nazione Italia, quella di accasare Monte Paschi. Penso che nessuno la voglia se non a condizioni di estremo favore. Tutto dipenderà dalle condizioni che il governo saprà associare a Monte Paschi. Molto probabilmente però Draghi forse sarà un po' meno disponibile a fare sconti e a dare contribuzioni rispetto al governo precedente. Per cui il problema di Monte Paschi sarà un problema che ci vuole molta fantasia per poterlo risolvere. Molto probabilmente anche con scorporo dalla banca, un'operazione di questo genere potrebbe essere appetibile forse anche per qualche straniero che vuol venire in Italia, ovviamente a un prezzo negativo però. E naturalmente l'ultimo argomento che vorrei toccare e tornare, anzi fare un passo indietro verso gli Stati Uniti. Oggi abbiamo visto anche le vendite al dettaglio per il mese di marzo in rialzo del 10%, poi le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione, un dato migliorato rispetto all'ultima settimana. Se guardiamo le trimestrali bancarie, che le banche, la performance delle banche spesso rispecchia l'economia reale, ovvero la performance dell'economia reale. Che cosa possiamo concludere, che cosa possiamo dedurre per gli Stati Uniti e soprattutto per la loro economia reale, che è in forte, naturalmente ripresa? Hanno un vantaggio competitivo rispetto a noi perché grazie alle vaccinazioni, via dicendo, la ripresa sta avvenendo rispetto a noi. Ne già hanno già risentito e poi, come tutte le riprese, scattano anche dei meccanismi di entusiasmo, scattano dei meccanismi che possono anche un po' moltiplicare certi indicatori. Però stiamo coi piedi per terra, insomma, soprattutto purtroppo in Italia, ma anche negli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti hanno nuovi concorrenti, mi riferisco alla Cina,
e non solo, e quindi diciamo, le banche sono il riflesso dell'economia. In Italia purtroppo l'economia va male e questo inficerà in qualche modo anche l'andamento delle nostre banche, a parti migliori. Grazie mille a Francis Morandi, founder Thema Warren Europe Group. Grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie a lei.